A cosa ci serve una quaresima? Non abbiamo già abbastanza da faticare nella vita quotidiana per cercare di galleggiare fra le vicende della vita? Non abbiamo già abbastanza penitenze da affrontare quotidianamente? E croci da portare? Sì, certo, ma spesso sono penitenze che non salvano e croci che affossano. Il dolore fisico e morale è una componente ineludibile della nostra vita, inutile illudersi. E il cristianesimo non intende certo aggiungere altro dolore a quanto quotidianamente viviamo, in nome e per conto di Dio per giunta. No, la quaresima non è il tempo in cui esaltare la sofferenza, ma in cui imparare a evitarla se possibile e a trasfigurarla se inevitabile. Quando Gesù chiede di portare la nostra croce, non intende invitarci alla rassegnazione, ma a imitarlo nel gesto straordinario del dono di sé. Gesù ci chiede di essere determinati nella nostra ricerca di Dio, disposti a morire piuttosto che abbandonare tale ricerca. E la Quaresima è appunto l'occasione che abbiamo per rimettere al centro di tutta la nostra ricerca, il nostro desiderio di Dio, l'essenziale della nostra vita. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti, e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso, attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno. E a tutti diceva: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso? Noi non possiamo pensare la vita cristiana fuori di questa strada. Sempre c'è questo cammino che lui ha fatto il primo, cammino dell'umiltà, cammino anche dell'umiliazione, di annientare se stesso e poi risorgere. Questa è la strada. Lo stile cristiano senza croce non è cristiano. E se la croce è una croce senza Gesù, non è cristiano. E questo stile ci salverà, ci darà gioia e ci farà fecondi. Perché questo cammino di rinnegare se stesso e per dare vita è contro il cammino dell'egoismo, di essere attaccato a tutti i beni soltanto per me. Questo cammino è aperto agli altri, perché quel cammino che ha fatto Gesù di annientamento, quel cammino è stato per dare vita.